Ecco qua. Vai. Chapman. Diplomatico saluto a tutti voi. Dobbiamo filmarsi noi però. Sì. Da Jacopo Leader e da Luca Ucigrai. esatto. Per questa Non si vedrà benissimo, sì, ma qualcosa si riesce a si vede a distinguere. nulla praticamente. Devo vedere se si trova qualcosa che illumina. Questo è, fammi vedere un pochettino di cosa stiamo parlando prima di vedere lo schermo. È un videogioco della Sistema del 1990 con licenza ufficiale dei Mondiali 90. Vediamo la licenza ufficiale, eccola qua. Esatto. Il momento rutilante di Montezemolo, Andreotti e tanta bella gente. Ricordiamo le notti magiche di Schillaci, poi l'uscita a pero di Zenga su Caniggia, Caniggia che segna di testa, Riccardo Fevi che si dimentica di marcare Maradona e tanti saluti, notti magiche e quant'altro, Baggio che si consacra al calcio mondiale, ma noi vediamo, il buon Luca si presta di nuovo come cameraman e noi ci facciamo un multiplayer. Multiplayer. Sì, sicuro di riuscire a giocare Sì. con... Ok, va. Allora, start. Attenzione, partono le nazionali della semifinale tra Italia e Argentina. Vede qualcosa? Aspetta che io non vedo. Poco perché c'è poca luce. Aspetta che non vedo una ceppa, ecco, ho trovato la visuale Ecco, così ideale. si vede già meglio. Ecco. Che è un po' più lontano. Gioco veramente dalle velocità Sì, frenetiche. esatto, come buona parte dei palla fuori. Dicevamo, velocità frenetica come buona parte dei giochi LCD dell'epoca. Però sì, questo qui è fatto tutto sommato abbastanza bene. Direi che come gameplay, se possiamo parlare di gameplay, è meglio anche di un Tiger Soccer. Insomma, è più vecchio però. È più vecchio e anche più noto. Qua vediamo che va via in dribbling. Qui è Riccardo Ferri, avanza fino al centrocampo. Ma c'è Buevo Ciaga, prende palla. Si Vediamo dimentica di marcare Maradona. un. Esatto. Chi era che si era dimenticato di. Imperfetti. Ma dovevi vedere i video. Ah, attenzione, gol dell'Argentina. 1-0. Vediamo se si sente il suono su. Boh, una volta il suono funzionava, ma vabbè. Sembra essere inesistente, ma continuiamo con il nostro gameplay. Ecco qui, attenzione, scatta sulla fascia sinistra, vorrebbe scattare sulla fascia, eccolo qui, Agostini in mezzo per Schillaci. Totò Schillaci fuori. Esatto. Palla fuori, Totò Schillaci fa la cappellona del secolo e la butta fuori. D'altronde, Totò Schillaci, un'estate di gloria. Tra l'altro il gol l'ho fatto anche senza guardare perché. Sì, grande. Perché guardando qua la telecamera. Ma vediamo se c'è Zenga a caccia di fagiani qui. Zenga che dovrebbe andare ad allenare l'Inter al posto di Ranieri. Dici? Ma non si fanno più commenti sull'Inter perché. Sì, è come spesso la Croce Rossa. Perché Standard & Poor's ha retrocesso, cioè Standard Declassato. & Poor's ha declassato il rating dell'Inter a B. Noi non siamo mai stati in Serie B, continuano a dire gli interisti, Allora, ma. vediamo qui il passo. Io mi stavo dimenticando di premere i cursori tra le altre cose. Quindi, qui c'era un frenetico. Anzi, continua un frenetico avanti e indietro con la palla che non porta a nulla. Ma qui, davanti alla rete, davanti alla rete, perde palla come un coglione. Sono finiti i miei anni d'oro. Non si vede decentemente, per cui. Ma qualcosina, Sì. sì, dopo. Sì, perché sto cacchio di audio lì non fa dei video quantomeno decenti.
però no. Attenzione, attenzione. Vedo l'Argentina che avanza sulla fascia. Intanto Zenga qui fa... palla fuori. Bene, qua chiudiamo il nostro diplomatico video. Un saluto da Jacopo Diplomatico Todora. Saluto da Jacopo Todora e l'assistente Luca Ucci.